Ok, ragazzi, ci siamo. Siamo qua. Allora, benvenuti a tutti. Non so chi c'è. Infatti, ora prendo subito la chat. Allora, prendiamo subito. Ah, non so chi c'è di voi perché devo prendere ancora la chat. Vediamo se la riesco a prendere dal telefono. Ok. Ora partiamo con Days Gone, andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti con questo gioco che è infinito, quindi è abbastanza infinito, ma spero di non essere troppo distante dal finirlo. Oggi sono usciti quelli del Plus, li ho messi in raccolta, poi vedremo. Ok, quindi torno da Eccola, lui e mi ciao, c'è. assicuro che vada tutto bene. Vigliacca, Ah, ero se puoi qua. dirlo forte. Quanto ci vuole perché possa tornare in sella? Cioè, quanto dovrete restare? Vabbè, Beh, abbiamo gli aspetteremo lì. antibiotici, ma Ti non sento un po' basteranno. basso. Iniziamo. Se Iron Allora, Mike ti aspetta che accetta, abbasso, Boozer può farcela. abbasso qua. Abbasso tutto l'audio di gioco, che è meglio. Meno male che poi tra un po' questa storia finisce anche perché cioè, è veramente impossibile, cioè. Allora, opzioni. Audio, volume, effetti, musica, dialoghi. Adesso come mi senti? Spero bene adesso. Spero che si senta meglio. Ho abbassato quelli del gioco. Sì. Gesto in cui non andiamo fieri. Cammina con Rick. Ah, ok, devo andare a costare i coglioni. Ciao Alex. Devo andare con sta Ebete, Che è vabbè. successo? Come ha fatto a Boh. bruciarsi così? Ma che ne so io. Un branco di ripugnanti a sud Ah. di Belknap. Ma sì, ma perché doveva camminare sta Non qua? apprezzavano i suoi tatuaggi. Vabbè. Gesù, quei pazzi Gesù. bastardi sfigurano i loro corpi in genere, non le persone che cercano di reclutare. Vabbè, ho capito, ma. Boozer non era Boh, si è proprio bruciato cattivo. Boozer. A settembre con Vidic, mamma. Anche Tucker Vidic, dovrebbe purtroppo accorgersi me che lo non parla ricordo, con Rick. purtroppo. Ammettilo, Ricky, lui non capisce. Purtroppo Kratos mi non estenderà ricordo. per molto gli accordi con Lost Lake e Mike non se ne rende conto. E qualche esonero. Il problema di iniziare da capo è così, ma molti allenatori Mi rimane partono da quanto capo, credevo. Hai parto. sempre avuto Cioè, un partono già con la incrociabili? squadra già Parlavi di fatta, è tutto già in maniera successo. scomoda di furiosi. Successe tante Grazie volte, per la non distrazione. è una cosa. E Per un motivo. soprattutto in C. Insomma, Sì, era sì. fortissimo tranne che all'Inter, perché Una era specie di arrivato già comando. ormai alla fine. La loro mente è Cioè, andata quindi all'estero. molti allenatori in realtà avevano già la squadra già pronta, vedi anche Seedorf, che non aveva fatto nessun. Ma veramente no, era già Non arrivato puoi credere una infortunato, sola già parola di quello che rotto. dice. Non è che noi Eddie è l'abbiamo troppo rovinato. buona. Mike, non ne abbiamo abbastanza per chi contribuisce alla causa. Figuriamoci per uno storpio del cazzo. Non è uno storpio, può No, lavorare, Mike. può. Io dico di dargli un bel calcio nel Mike, culo. non è la nostra filosofia. Ecco. Cristo, ma sentila. Fu che E arrivò tu? Sei praticamente stanco di vedere il cane infortunato dei o già porti di rotto. Tucker? Raymond, Non smettila. chiamarmi così. Adesso sono stanco, cazzo. Adesso Ehi. basta! Visto? Sappiamo che Attenzione. razza di uomo è e cosa Tu sarebbe. smettila e tu metti via quell'arnese. Va bene. Mike, è stato Lo Deacon a so, portarmi la ragazza. sì, lo so. Oh, ma quello lì è ferito, cioè ragazzi, dai. Però dai, E vabbè, so bene che io razza di poi un uomo sia giorno lo e ciò inizierò che ha da fatto. Ho capo. fatto tanto Se lo peggio di dovessi te. portare in live, Diretti? partiamo con la Oppure squadra dimmi. da scegliere, cioè con la Siamo stati disoccupazione e tutti tutto, nell'incubo quindi lo schizzato. facciamo un Abbiamo po' fatto meglio. tutte Però ho cose di voluto cui non provare perché andiamo non fieri. sapevo che si potesse mettere la foto. Ci Cioè, serve un non ero motociclista? capace. No, aspetta un attimo. Mi serve solo qualche giorno e degli antibiotici. Disoccupato. Sì, esatto, sì. Se lo dovessi portare là, lo potrebbe anche. Non è un grosso problema. Partiamo da là, la facciamo senza impegno. Faccio ciò che vuoi. E lo facciamo con qualche calciatore ex calciatore. Sì, Certo, Alex, Mike. assolutamente. Quello che decidi mi va bene. Ma io questo gioco alla fine hanno detto che era stupendo, ma. Seguimi. È sufficiente, per... sì, boh. È discreto, Non non è che rilasciami, c'è qualcosa che Mike. non va, ovvio, come in molti altri giochi.
Quindi sei stata tu a portarli al Ma non campo. è Celine, non è una Non roba proprio, schizzo. Boozer aveva con bisogno di Iron te. Mike. È entrato tranquillo in E infermeria. parliamo con Mike. Il negozio non è il massimo della Ricky sicurezza. dice che non lavori più Devi per te. risolvere il problema Hai scelto di mandare qui quella ragazza. Sì? Scusa se ti ho mentito riguardo le missioni per Tucker. Da Sì, quanto però stiamo siete andando andati tu e piano, Bill? dai. Non lo so. Il tempo non ha più molto senso. Il tempo non ha più molto senso, esatto. Se non mettiamo Vale radici, anche non per noi scendiamo a adesso, patti con con questa questo cosa del mondo e virus. non coltiviamo piante commestibili, a primavera non sarà rimasto nessuno. Ecco. Iron Mike, tra l'altro, c'ha una camicia che la Se vendono anche accetti nei d'aiutare negozi Boozer, qua. possiamo restare qui Con finché non si questa sarà ripreso camicia da Trent. Sono montanaro. disposto a fare qualsiasi cosa. Senti, io Che ti pare che giuro che andasse di appena si moda sarà qualche rimesso, tempo raccogliamo fa, la nostra roba, Quindi, prendiamo le moto e poi non scompariamo so al su che nord, va basi bene? è di moda, una roba così che sembra una tenda, però. Beh, posso Ma mettere no, persino uno ho visto un tra campo lì, quelle siamo traballanti smitrotte. incerti? Boozer, Sì, non c'è credo mai che puoi stato. fare Devi e lasciarci tutto alle spalle, è ora di portarlo in sicurezza. dichiara Un buon inizio, interesse. eh? Beh, Ci posso dovrebbe dire. essere da qualche parte. Ok, spero di non dovermi pentire, Dick. Sì, ma certo che puoi. Poi sì. Ora lasciami solo, devo riflettere Puoi su quello che ho detto. dichiarare, puoi Certo, mettere ma è pressione, come per vuoi. esempio, Se serve dichiarandoti qualcosa, chiedo a Ricky interessata di quella chiamarmi via panchina. radio. Cioè, per esempio, vai dal Basilea e dici che ti interessa allenare quella squadra lì. Capito? Quindi, per esempio, io vado dal Basilea e gli dico, anche se ha l'allenatore, però in bilico, gli dico su dichiara interesse. Quello, io ti sto rispondendo a quello che mi stai dicendo. Ti ho detto, se tu vuoi, per esempio, il Basilea, anche se ha l'allenatore, ma è traballante, tu vai sulla squadra, schiaccia dichiara interesse e metti pressione alla squadra, all'altra squadra, a quella squadra lì che c'ha l'allenatore traballante, che mi è stato reso possibile. Appunto. E io ti sto dicendo, fai dichiara interesse, capito? Ah, e allora perché pensavo che. Ah no, ma pensavo che me lo stavi chiedendo, scusa. Mi ha detto posso mettere pressione a uno. Ah, ma. Allora non me l'hai fatta come domanda. Perché ho visto posso mettere, ok. Pensavo che me lo stavi chiedendo. Allora mettila. Però io tra le due preferisco Basilea. Però, vabbè. Deacon, ehi, Se che devo ti essere serve? onesto, tra i due Cerchi Boozer? preferisco Basilea. Ah, in realtà. Gli altri non mi ispira. Ok. L'ho Volevo intesa sapere come se c'è domanda, qualcosa a scusa. te. Comunque Sì, tra le due preferisco informati. Basilea. A dire il Oh, vero, ciao, siamo a patti di ciao. tutto. Come va? Lo so, alla fine ci servono Io solo tra delle le due medicine, preferisco, ma delle lo sterili, Zurigo non c'è strumenti. libero, Alex. Mica, fate un po' lo Ah, Zurigo. Comunque, tieni. vabbè, andiamo qua avanti. Aspetta, mi danno una carta, se mi danno. Coltello di Lister. Come Sì, stai? lo Tutto a usavano i medici posto? ai Tu? tempi della guerra Come va? civile per Tutto operare sul bene? campo. Spero di sì, anche se noi Sai, in qua tra tutti mancanza di siamo messi anestesia, male tutti, l'audio. però. Sono passato per salutarti. Hai Ti fatto ho benissimo, segnato anzi, ti dove ringrazio per il potresti trovarne saluto. uno. È la brochure Assolutamente, ti ringrazio per i per il 100 saluto. visitatori di C'è Sherman's Camp, Vabbè, un posto è per nella loro merda. curiosi. Vabbè, adesso. Vedrò che posso fare. A tutta la squadra Sì, dimmi. infortunata. Cosa ci vai a fare? Cosa sei? Il Grazie. centro Inz? Sei il centro infortunati, cavolo, ma lascia perdere. Qua, ragazzi, io bene, grazie. Ma qua tra tutti siamo tutti malmessi, ragazzi. Siamo tutti malmessi sul serio. Siamo veramente tutti male. Oggi sono usciti Sherman's vari di Camp. Quel posto PCM, sembra quindi, sbagliato. ragazzi. Ehi, ciao. Speriamo Ehi. che si sistemi un po' questa faccenda. Mercante dei Ehi, accampamenti. volevo chiederti, so che Quindi lo ieri scatto notte sei perché se uscito vado con là è come uccidere. Sì, in Ricky, come effetti, si chiama? sì. Cioè, Boozer. ovviamente. Si chiama William o Bill, ma l'ho sempre chiamato Boozer, non chiedermi perché. Cioè, se Non vai so lì. come, insomma, pensi Ma vai a sia davvero. Basilea, o aspetti o vai a Ciao. Basilea. Ok, andiamo in moto. Opla! Recupera il coltello di Listo. Ma cos'è Listo? È una persona. Dai, aprimi! Aspetta. Vai, sparisci. Chi è? Questo qua è un grosso praticamente open world in moto. Non è che mi convince effettivamente tanto sta cosa. Se no c'è anche lo standard 10. Quello è già un po' meglio. Lo standard è sicuramente meglio.
Assolutamente. Comunque non è che mi ispira tanto sta cosa della moto, ma non per altro, ma non lo so, è un The Last of Us con le moto, mi sembra. Però vabbè, ci può stare, però ormai l'ho pagato, quindi non è un gioco gratis, anche se non è che sono molto motivato a giocarci, però. O'Brien, sei tu? Tanto non ho neanche armi, tra l'altro. Sì, sono O'Brien. Ha molte serie A, sì, è vero, è vero, anche quello è vero, ma il Belgio non mi ispira molto come campionato. Sara Whitaker, l'ho messa sul tuo elicottero quella notte. Non installato, Sì, lo so, ho capito. Ma prima devi fare cioè, è qualcosa come per se me. noi stiamo andando in Aspetta, gita, cosa? Hai guardate. bisogno del mio aiuto? Ascolta, Boh. sulla radio c'è uno schermo Molte. digitale. Sì, è Invio vero, è un messaggio vero. cifrato. Però, vabbè, a Se me arrivi il fuori, camionato sei belga non è che mi. salvato. Attenzione, c'è un cecchino. Oh, cavolo. Ah! No! Aia! Brutto somaro. Beh, ora lo vado a coppare subito, perché almeno. Maledetto. Dov'è? Vieni fuori! È sparito! Non vuole muoversi, becchiamolo! Che becchiamolo? Ma, ragazzi, a Coppa, a Venati e Samuel Bastien. Ciao Alex. Ciao, ciao. Aia. Eccoli qua, sì, eh. Uomo a terra! Non è possibile! Non è possibile. Oh, sì che è possibile. Sì. Sì, emania un po', però vabbè, io non lo so, il Belgio non è che sia il più bel campionato di questo mondo, Non è che mi ispira tanto, però se lo vuoi fare. Se lo vuoi fare, per me va anche bene, per me non c'è nessun problema. Allora, ma perché non c'è quel tizio? O'Brien, dimmi almeno di che si tratta. Accidenti. Non Parliamo ci di posso persone. credere. Il Cioè, pericolo non posso sarebbe seguito dai andare soldati della in Neocomitiva. cima. Non farti scoprire. Passo e chiudo. Ma non è C'è più possibile. nascosto. Diamine. Ma non è possibile, scusate, io sono andato apposta lì. Per andare sul terrazzo, su quella specie di terrazzo. Avanti Oh, spari, pezzo di bastardo. esatto, sì, vabbè, adesso. Adesso non esageriamo. Ok, qua possiamo andare a riprenderci la moto, visto che sono stati così gentili da spararmi mentre stavo passando. Cavolo, qua però non mi piace. Non mi piace. C'ho la moto malmessa completamente. Non so come mai. E stai su. Ok. Ok. Posso Ah, avevo al aggiustarla? 7%. Mamma. Poi A posto, credo. questa moto che ogni volta si rompe. Eppure la tratto abbastanza bene. Non è che dici che ci vado a fare le gare, eccetera. Buonasera a te. Come va? Non è che ci devo fare le gare, è che si rompe sempre sta moto. Eccolo lì, vabbè, adesso. Parte adesso, eh. A parte adesso, però la tratto più o meno bene, dai. Chi è? Erano penso degli infetti. Oh! Ma chi è? Ma no. Ma di nuovo! Ma chi è che spara? Madonna, ma pensate. Pensi di poter trapassare quella corazza? Facile. Mamma mia. E questi? Pazzesco. Ma chi è che mi ha sparato veramente? Ma crea. Tutto bene, tutto positivo. Ok. Bene, noi stiamo andando avanti un po' di qua, anche se non ho capito da dove mi. Come ripara il motore? Madonna santa. Ma perché ogni volta che mi sparano. Ogni volta che mi sparano. Non capisco, perché ogni volta. Eccolo. Il
centro visitatori. Devo capire come entrare. Dai, scendi però. Oh! Ah. Ok. Come si entra qua? Dov'è? Cazzo, deve essere vicino. Ma vattene, oh. Ecco qua. E tanti saluti. Esatto, dillo un po'. Nel frattempo mangio castagne. Fai bene, fai bene a mangiarla. Assolutamente. Come si entra qua? Ho l'impressione che per entrare... No. Come si entrerà qua secondo voi? Ok, allora vediamo un po' se potrebbe entrare da quella parte lì, se no... Chi è che rompe? Allora, proviamo da questa parte. A meno che... No, vabbè, scusate, eh. Meno che... Ma non si può spostare la roba, no? No. No. Evidentemente no, evidentemente. No, non si può saltare. Ecco qua. Ehi. In che anno è ambientato il gioco? Sai che no, non ne ho idea. Penso nell'età, diciamo, moderna, credo. Sì, sì, credo nell'età moderna. Non credo che siamo... Siamo troppo in là, eh. Non penso. A me no. Penso di no. Non credo... Non siamo in età... Credo che sono ambientati nei nostri tempi, ecco. Perché comunque... O forse negli anni 70. Boh, non, sai che non ne ho proprio idea. Non è... Attenzione, intanto un altro, buonasera. Vai. Cioè io proprio così proprio... Aia. Secondo voi come si entra? Così per chiedere, secondo voi come si può entrare in questo delirio? Secondo me c'è deve essere qualcosa o comunque... Ci posso entrare magari con qualche bomba, ci posso dire, vediamo. La Molotov no, però bomba tubo. Vai! No, ok, non era quella bomba tubo. Qualche paese dell'est Europa, uno so che di nostalgico. Credo che sia ambientato però negli Stati Uniti, quindi... Quindi dai nostri simpatici americani che... Quelli che infatti tirano fuori sempre il fucile subito, quindi... Non lo so come entrare qua, perché qua... Non lo so, o c'è un'entrata secondaria, o si passa da sotto, magari, potrebbe essere che si passa da sotto. Ma stai zitto! Oh. Guarda lì! Chi è? Con le scritte in inglese un po' meno, no? Infatti, non ci dovrebbero essere... Ma credo che ci siano scritte. Credo che ci siano giochi ambientati. Ambientati magari in qualche post apocalittico. C'è quello russo che è Metro Redux, che è ambientato a Mosca. Ce l'ho, ma lo devo portare. Che è molto carino Metro Redux, non è male. Suggerimento. Premi per salire la scala. Quale scala? Non c'è la scala. Ma non c'è la scala qua. Cioè, o sto scemo io, ma io qua scale non le vedo. Quale scala dicono questi? Ma questa non si può salire. Oh, a caso si è aperta sta cosa, mi dicono. Mi dico, chiusa. Com'è chiusa? È chiusa anche la porta. Ma scusami, ma... Assurdo sta cosa. Non si può quindi entrare. Bene.
qua. Allora, questo è il bagno, ma non c'è niente. Se vuoi qualcosa ambientato nell'S, c'è appunto Metal Redux. È un po' diverso, quello lì per esempio è in prima persona. E questo no, per esempio. Una mazza da baseball. Però non lo so. Diciamo che quello lì non l'ho ancora portato. Cioè li ho comprati due, ma non li ho ancora portati. Un asse di legno. Ma non si può neanche usufruire, tra l'altro. Oh ragazzi, io... io non ho capito dov'è. Cioè, è lì ma non riesco a entrare. Non lo so perché, sinceramente. Credo che ci sia lo stesso l'entrata, ma non riesco neanche a salire. Forse vediamo un po' di qua, magari una visuale più alta ci potrà permettere di capire. Allora, di là, vedete... Cioè, quindi solo in teoria arrampicarsi. Come si fa se non riesco ad arrampicarmi? Domanda. Sento già dei rumori brutti. Credo di avere dietro i geni. Però vedi di qua. Allora, osserviamo un attimo. Allora, di qua non si può passare. E l'abbiamo capito. Provo a buttarmi in aria, ma a buttare, a fare un salto con la moto, ma non credo di riuscirci però. E infatti. No! Aia! Scendi, scendi! Oh, vai! Oh! Attenzione perché qua arrivano altri di questi. Non vorrei che fosse un'ondata. No. Vai! Fatevi sotto, chi è? Ok, abbiamo giocato a tirassegno, però non mi ha permesso di capire come andare. Non mi ha permesso di capire come entrare, fantastico, però vabbè. Scendiamo un attimo. Chi è? Dov'è? Ah, fatti sotto. Ah, chi è? Oh, che cavolo. Benzina che non ci serve, però non si sa mai. Ce la mettiamo lo stesso. La mia moto che sta fumando, quindi non è un bel segno. Non è un bel segno per niente. Credo che sia al 7% o qualcosa del genere, però vediamo un po'. Ma è possibile che lì ci sia... Ah no, 62, no? E se di... No, di qua non posso fare niente, immagino. No, infatti. Potrei entrare a provare ad essere di qua, ma no. Vedete che non salta. L'unico è... Ok, riesco. No, ma non ha senso sparare alle scale. Sparare alle scale non credo abbia senso, quindi niente. Di qua non credo ci sia senso. No, sì. Vabbè, possiamo prendere la bottiglia. E va bene. Qua c'è la roba del parrucchiere. Ok. E allora non ho proprio idea. Vediamo un po' qua. Questo cosa c'ha? Non ho proprio idea di come entrare. Perché ora in teoria non ce n'è zombie, perché li ho occupati, quindi posso girare tranquillo. Il problema è che non mi fa... salire, magari. Suggerimenti premi per salire scale. Scale. Ma quali scale? Ma sono io o non vedo le scale? Ma sono io o non vedo veramente le scale? Perché in tal caso sono... Se... Io scale, ragazzi, io proprio non le vedo. A meno che non devo prendere questa, la sposto. Ah no, ma questa non è una scala. No.
Sali le scale. Ma non c'è. E non si può. Zito. Ecco qua, ti è. Non può salire le scale. Quindi se non posso salire le scale, che devo fare? Andiamo un po' alla schiena. Oh! Chi è? Posso esplorare un po', ma magari qualche idea mi viene. Ok, vediamo un po' qua. Sarà qualcosa qua di utile, è possibile. Attenzione. Sento dei versi brutti, eh. No. Ma può darsi che tanto non vengano, dai. Uno. È un po' questa cosa alla del, proprio The Last of Us, eh. Forse. Ah, aspetta, ma no, è impossibile. Per fare le scale, quindi era da qua che devo passare, ma davvero? Ma pensa a te. Dai. Munizione del fucile d'assalto. A me non mi interessa, però. Altri rottami. Rottami. Quindi a meno che in tutti i palazzi non ci sia un qualcosa. Avvicina una scala per scendere automaticamente. Quindi a meno che non ci sia una scala anche vicino lì. E io non l'ho vista, può essere, eh? Ok. Può anche essere, attenzione. Vediamo un po' di qua. Oh, attenzione, mo arrivano questi geni. Chi c'è qua? Eccolo lì uno. Vediamo se riesco a prenderlo di soppiatto. Modalità stealth. Yeah. Ok. A posto. Ma io odio gli stealth, ma in certi casi possono essere veramente utili. Quindi attenzione. Non lo so, il problema è che entrare lì non so esattamente come entrare. Ci deve essere una scala, per forza, perché se mi è arrivato il messaggio con scritto... ma qui intanto c'è un nido, quindi teoricamente posso anche spararci la molotov. Andiamo. Opla. Ok, vai, vai. Dai. Ecco qua, chi è? E uno. Ecco qua, vai. Oh. Ma no. Ottimo. C'è altri? Sì, a quanto pare. Ecco qua. Oh. No, ho sbagliato. E basta. Oh. Altri? Eccolo qua. Direi che più o meno ce l'abbiamo fatta, più o meno. Più o meno siamo lì, più o meno. Però non credo serva. Ok, creiamo la molotov. Creiamola. E adesso? Non c'è. Ah, no, qui non posso farci niente. Ok, non è qui. È qui. Ma per entrare lì ci deve essere una scala. Forse. Ma per forza c'è una scala. No. Ciao Alex. Sono tornato. Bene, bene. Ma se mi dice una scala, ci deve essere per forza, dai. Sistemato. Niente, eh. Allora la scala è lì, è l'unica, è quella lì. La scala è l'unica, è questa, ma
Ma se non mi fa salire, che mi dice che è impossibile, si può sapere come faccio? Cosa farei se non mi vomito sulle scarpe? Penso che non esisterebbe più, penso. Penso che me le... O... Non è o... Penso che me le ripaga almeno una decina di volte in più. Red Dead Redemption, ma non ce l'ho nemmeno il 2, quindi... Non ce l'ho neanche. Non è... Mi piacerebbe fare una specie di... Però impossibile, una saga 1... E il primo, quello dei zombie, e il 2, però è infinito, quindi niente. Però direi di no. Direi no, ma perché non ce l'ho, no, non per altro. Attenzione, sento Red Dead Redemption, sì. Ma io non ho detto che lo compro, perché... Non ho detto che lo compro. Quindi attenzione. Però Alex si è attivato. Non porta, è pessimo portare, ma fai come Jack. Cioè? Faccio come Jack, cioè? Cosa ha fatto lui? Ma non capisco cos'è che ha fatto lui. Perché lui l'ha portato? Ma considerando che avrò due canali e li devo curare entrambi, vorrei... Lo gioca quando gli torna. Ah, ok. Ah, no, vabbè, ma sai, io non spendo 20 euro partendo. Quindi ho detto che lo porterò. Non ho detto quando, però. Attenzione. Io ho detto sì, lo porto. Ma ho detto quando lo porto. Lo posso anche portare molto dopo di lui, Solo uno scemo lo porto. Ah, solo uno scemo lo porto, così. Ok. Ma perché? Ma vedi che c'è qualcosa che non... Ha una scala. Eppure secondo me... Eppure sono sicuro che... Che ci sia un modo per... Ci sia per passare di qui. E se Jack diceva... No, non lo so, non me lo ricordo, ma non credo. No, ma io ho detto semplicemente che però costa un po' troppo. L'ho visto in offerta da 30 a 29,90. A quel prezzo penso che stia lì, Poi de gustibus, però. Dici, ma come cazzarola si fa veramente? A entrare. Questo è un po' un mistero, cioè, magari poi è una cavolata, infatti. Grazie del follow, Luis344XD. Ma Jack ce l'ha 2 anni. Non sai nulla. Ma non me l'ha detto, ma magari me l'ha detto, ma non è che mi vada a ricordare i giochi di lui, dai. Cioè, non è che. Non c'ho mica una memoria a modi. A mo' di macchinetta, ma può darsi che me l'ha anche detto, che l'ha anche detto, non lo so. Può darsi. Buonasera, Andre, buonasera a te. Però non l'ha mai giocato. Sì, vabbè, ma può darsi che non mi ricordavo. È tutto... Allora, come va, Andre? Tutto bene? Spero tutto a posto. Allora, qua in teoria dobbiamo entrare, recuperare il coltello di questo qua, e non so come entrare. Io qua scale non ne vedo. Tanto sono solo voci di questi qua che io posso uccidere, perché alla fine sono scarsi, non è che sono fortissimi. Tutto a posto, Anne, dai, siamo qui. Fai come ti consigliamo tutti. In che senso? È da off stream, allora spesso aspetto anch'io che i prezzi li abbasso. Tanto altri giochi da giocare ancora. È da off stream, ma no, vabbè, ma è... Ma non è neanche previsto adesso. Siete. Me l'ha chiesto e io ho risposto. Non è che. E basta. Chi è? Oh. Ma leggi su. Sto leggendo. Non ha mai giocato. Il live sarà bruttissimo. Ma penso anch'io alla fine. Perché io poi l'avevo visto. Portato. Effettivamente
Come ti consigliamo tutti. Ma se tu mi fastidio, non sai nulla. Oh, perché tu sei tutto? Cavolo, beato te allora. Se tu sei tutto, beato te allora. Cavolo. Ottimo, se sei tutto tu. Ottimo, allora è inutile che studi. Se sei tutto. A parte alcuni giochi che non li sconto quasi mai. Ma infatti, il fatto che è da giocare in singolo senza live. Ma che. Ma. Lui mi ha fatto una domanda e io ho risposto. Che mi frega se è da portare in live? In quanto non è neanche previsto. Io lui mi ha fatto una domanda e io ho risposto. Fine. Non è che. Chi se ne frega se non è da portare in live? Anche perché tanto, non essendo neanche previsto, non ho fatto neanche. Non mi sono neanche posto il dubbio. Parisci, no! Chi è? Ma te l'hai detto? No, io ho detto che non è previsto adesso. Punto. Non ho detto che. Ho detto che non è previsto perché costa troppo. Non ho detto che. Poi se un giorno. Cioè, capiterà, ma. Il mio discorso è che tutto può essere nella vita. Questo è il mio discorso. Quindi. L'unica certezza è che non porto Fortnite. Quella è l'unica certezza che posso dare. No? Cioè, del resto. Non si può portare là. Ho detto un'altra cosa. Ho detto comunque. Oh, è brutto che lo gioca. Ma io ho seguito la legge, non è così brutta vedere, anzi, infatti è un po' lento. Giocherà quando ritorna la PS4, Moff 3. Beh, si può portare come, anzi, spettacolare, come Clafager, cioè. Ma, ripeto, ma poi uno, ragazzi, porta il cazzo che vuole, ma ci mancherebbe altro che io, d'oretta, cioè. Ma a parte che non è neanche previsto, quindi ho solo risposto. Io ho detto in un futuro potrebbe essere. Perché l'unica certezza che ho è che non gioca forte. Quella è l'unica certezza che posso dare. Poi per il resto. Ah, se ne può andare, tu sai mica come si fa a questo punto? Deve stare il camo da solo e giocarlo. Tu Andre, sai mica come entrare qua? Perché devo entrare qui per recuperare il coltello di questo qua. Spara Lucchetto. Qual è Lucchetto? Non ce l'hai Lucchetto, Ander? Dov'è Lucchetto? Lucchetto. Ma questo? Ma non è Lucchetto. Ah, grazie, Ander. Ma non era un Lucchetto quella roba lì. Ah, grazie. Uscite non aveva proprio c'è. L'aria del Lucchetto. 5 ore per. L'avevo detto che era una cazzata. Solo che io al solito mi perdo in questi. No, infatti non era facile per niente, cavolo. Non sapevo neanche. Cioè, ho sparato alla scala, ma non. Ormai hanno saccheggiato tutto. E allora cavolo ci facciamo qui, scusa. Ah. Ma che brutto che è sto coltello. Il coltello di Liston. Perfetto. Bellissimo. Devo portarlo ad Eddie. Con la live l'impegno di stare dietro. È pessimo per la live, non capiresti nulla del gioco. Dico, gioca bravissimo per come è stato a me. E se va io, gioca da solo. C'è impazzia se lo dici. No, infatti, non trovo altro nome per fartelo capire. No, infatti, ma non è un Lucchetto quella roba lì, cioè, non è un problema. È che non si vedeva molto bene. Ma poi non ha l'indicatore questo gioco. Cioè, per quello. Comunque, oh. Buono così, andiamo a riportare dov'è questo coso. Aspetta, ho messo qua altri zombie da accoppare. Ne ho altri. Dov'è? Dai, avanti. Fatevi sotto. Avete paura, eh? Vai. Aggiustiamolo. Posso aggiustarla. No. Ma hai capito così? Sì, ho capito, capito. Ah, sì, ma io poi ho risposto così. Off topic, diciamo, non giocherò mai. Ma mi pare che perdo tempo a giocare. Io da solo non gioco mai. Cioè, poco. Devo avere uno in party per giocare. Oh! È stato un braccaggio. Ha fatto un placcaggio meglio di andare. Figurati, è un piacere.
Nuovo portiere dell'Inter, quello lì, eh. Vai, andiamo. Vai, su. Porta sto cavolo di coltello e finiamola. Ho capito il discorso di Red Dead Redemption, eh. Il primo era uguale, quindi effettivamente dovevo essere abituato al tipo di gioco. Perché il primo effettivamente me l'ero goduto da solo quando avevo voglia di giocare. Ma si parla di tanti anni fa. Chiaramente sono quei giochi che in live non puoi seguire una chat, forse neanche la storia. Ciao Giacone. Non prendo, perché se non giochi nulla da solo non riesce. È da giocare solo senza, senza disturbi. Mi sono fermato a discutere. A discutere con uno? Come mai? Sono a discutere in senso che sono volate parole grosse. Ma sì, era ovvio che non lo compro nemmeno, perché a parte che ora costa 29,90 mi sembra un po' eccessivo, quindi. Mi ha detto che tante ore di stream mi hanno bruciato il cervello. Ma chi è sto qua, scusa? Sono difeso. Ma mandali a fare in culo, cioè. Ma ti pare che tu devi stare dietro a queste parole che. Mamma mia, ragazzi. Cioè, che stupidi sono in giro. Jack si sgarbisce. Non lo conosce, è il mio gruppo. Ah, ok. Perché non dorme da 4 giorni. Ho capito, vabbè. Non credo ci sia una giustificazione. Diciamo che io ho chiuso amicizie per molto meno, quindi. Cioè io non sembra, ma sono parecchio permaloso. Quando sono degli amici, Poi quando è gente che non me ne frega un tubo, tanto, cioè, li reputo proprio nulli, quindi non offendo neanche. Quando sono proprio amici che fanno qualcosa che mi urta, cioè, praticamente li chiudo. Mi ha preso peggio parole. Ah, volevo sfogarsi, minchia. Io l'avrei già. Ho già insultato. Se reagisco alla sgarbi sul buono va in crisi isterica. Ma ci sta, però io avrei chiuso perché sono uno che si incazza subito. Difficile che. Se non mi interessa vuol dire che di quella persona non me ne frega proprio nulla. Che non esiste però. Dai, andiamo da sti Betty, va. Capra, esatto. Non posso, nemico di amico. Ah, è nemico. Ah, ok, nemico di un amico. Ah, ok. Vabbè. Importante che questo sia forte. Quello che mi avevi chiesto. Grazie, davvero. Ma che ce ne facciamo di un coltello? Ma pi. Mi dissocio che dice il signor Deacon. Ovviamente grazie, perché qua non si può dire sta roba. Quindi. Interviene la Roy Key. No, quello va bene, quello va bene. Quello ci siamo, anche perché non tutti sanno cosa faceva Roy Keane, per fortuna. Però non si può dire quella roba lì. Ho sbagliato, scusa. Chissà perché mi è rimasto il tuo vecchio nome. Mi serve una mano. È rimasto il nome del tuo vecchio nickname. Che ti chiamavo il signor Drake. Secondo me. Ciao signor Drake. Ma no, risolto quando non si scusa per. Ah, meglio Felipe Melo. Secondo me Roy Keane è altro che Felipe Melo. Secondo me. Io mi ricordo delle prodezze di Roy Keane, ragazzi, perché. Oh no, per carità, ma perché tu. Cioè fondamentalmente sei una persona buona, non sei uno come me che è rancoroso, che si ricorda le cose. Ma io purtroppo sono fatto diverso. Purtroppo io poi me la ricordo a distanza di anni, poi mi ricordo. A breve scompare anche il nome di. No. Ciao Clash. Ciao Alec. Sì, siamo arrivati a una bara. No, facciamo un po' di. Non rispetto. No. Cavolo. Vabbè. Volevo passare, tipo sparare alle crow, però mi sa che non te lo fa fare il gioco, no. Penso che sia leggermente troppo. Ma dove si va? Come si fa a uscire di qui? Vabbè, passiamo sulle tombe tanto. Ah, ok, di qua.
Stavo andando a ingabbiare, non riuscivo più a uscire. Buon anno a tutti, benissimo, buon anno a tutti. Siamo un po' in leggero anticipo. Io sono l'enigmista. Ciao Angelo, no, non c'è Angelo. Guarda, se avessi tanti, diciamo, iscritti, mi metterei all'ultimo dell'anno a fare la live. Anche perché tanto qua non mi sa che non si potrà fare niente, né uscire, né andare in locale, non si potrà fare niente, né andare a casa degli amici, quindi quasi quasi, ma non credo, perché la gente ha i suoi propri fatti, penso che perda tempo su Twitch, però. Rispetti molti, c'è qua la tuga. Sono alterato perché è scomparso il tasto per dire che sei interessato all'incarico. Live insieme non ne fai più. Come è sparito il tasto per dichiarare l'interesse? Forse perché l'hai già mandato. Se l'hai mandato una volta non puoi più, forse. No, Siria non ne faccio più, Andrea. Farò dal Kazakistan queste volte. Mai mandato. Ah no, non lo so perché ti sparisce. Strano. Forse la società ha deciso di tenere il tecnico, eh. Può anche essere quello, eh. Forse ha deciso di tenere il tecnico. E... ok. Oh, grazie per i bit, Andre. Grazie mille. I palestinesi col PC carriere con la stana. Ci sta con la stana, eh? Assolutamente sì. Grazie mille dei bitan. Così quando lo farai ti uscirà, ti uscirà tutto il l'alert quando potrò. Niente, tutto Susanna, l'alert eccetera. Adesso non esce perché sono solo dalla play. Niente. Aspetta, mi servirà tempo, ok? Con la stana, ah, Romania, quindi mi sembra che la stana. No, la stana è Romania. Siete della stessa squadra, Brian. Ancora sto Brian. Zenit 1 Erkukin. Lo Zenit sta vincendo? Il mio aiuto. No, prendi questo. Comunque ieri era ovvio che perdevamo. Romania? No, no, non mi ricordo, era una domanda. Non c'è più tempo. La stana, non mi ricordo. Ucraina? Dicono. Se vuoi che rischi la vita per non mi ricordo, Ale. Sara, allora sembrava che era Romania. In qualche modo. Mi dissocio, vabbè, addirittura. Ok, tieni stretta la radio. Ti contatto entro un paio di minuti. Vabbè, non è che abbiamo detto questa cosa. Romania, oh, Istanbul. Imparerai a conoscermi. Ah, il Manchester United sta pareggiando. Quella radio. Non la perdo d'occhio un secondo, coglione. Per Dio, quanto dovrò aspettare. Mi tocca adesso. Tifare l'Istanbul, ma veramente? Mi tocca tifare l'Istanbul. Senti, dico. Sì, Istanbul sulle balle. Allora, che storia è questa? No, mi fai morire da ridere, meno male. Bellissima la voce profonda del doppiatore. Sì, perdevo la sera, ha fatto gol a fine primo marziale. Coordinate sulla tua radio. Devi raggiungere la destinazione. Cosa? Perché? Si poteva stare marziale da noi, impegnate sul campo. Voglio sapere esattamente cosa fanno. Ma cosa vuoi che fanno? Perché non lo chiedi a loro? Esatto. Non posso. No, un'altra missione stealth. Ho detto che è una lunga storia e non posso parlarne ora. Ma gli uomini sopra di me, molto sopra di me, stanno organizzando varie missioni. Oddio, ti prego, fai che non siano stealth. Quindi il mondo va a puttane, ma voi continuate come se nulla fosse. Forse qualche stato è contro. Non si dà della cacca alle squadre avversarie. Vedo cosa posso fare. Mi dissocio quello che diciamo. Ma scusa, Cla, ho visto male. Vince, come vince 2-1? Ma è meglio perché lo United proprio non lo sopporto proprio. Forse una volta lo potevo sopportare lo United, quando c'era Beckham, eccetera, ma adesso lo so. Se ti dicessi Kazakistan. Ah, è vero, il Kazakistan. Non, guarda, io sinceramente mi era scappata sta cosa. Però, comunque penso che appena ce l'ho, forse un giro di Football Manager si potrebbe anche fare. Però non lo so, ora vediamo. Devo ancora vedere. Ok, andiamo. Seguirlo, perché? Perché? Vai, e non vai. Perderlo di vista. Sì, va bene. Ma dov'è l'elicottero? Accidente, ok, d'accordo.
Che succede, O'Brien? Perché sono qui nell'incubo a inseguire elicotteri per te? Esatto, perché... L'obiettivo è riservato, neanche io posso accedere ai file. Come neanche io posso accedere? Dai! Sì, non ti preoccupare, che andiamo. Gesù, ma non avete satelliti spia o qualcosa del genere? Andiamo. Posso usarli direttamente, te l'ho detto. Come sto? No! Ma se il soli blu mu... Esatto! Dopo questo mi vado, United del cuore. Vabbè, vicino. Comunque a Stana la ricordo perché era la scuola di Vincenzo Yumba anni fa. Davvero? Il Kazakistan... ragazzi, ma non è che so tutte le scuole del pianeta. Le so abbastanza, ma non tutte. Pensavo che era la Romania. Comunque siamo lì, Romania, Kazakistan. Sempre la stessa roba, Che succede, dai. O'Brien? Perché sono qui nell'incubo a inseguire elicotteri per te? Già, perché? Perché stiamo inseguendo quell'elicottero di tra l'altro? L'obiettivo è riservato. Nella zona d'atterraggio. Devi seguirli fino a destinazione. Va bene. Gesù, ma non avete satelliti spia o satelliti qualcosa del genere? No, non ce l'ho dei satelliti spia. Posso usarli direttamente, te l'ho detto. No. Non sei autorizzato. La Stana è forte. Strano, cioè che non dice nulla su United. Lo United è nel mio cuore. È la squadra europea per cui parteggio. Ah, ok. Ma se il Kazakistan sta sotto la Russia, il mio primo gioco manageriale era del Manchester United. Io sinceramente non mi piaceva negli anni 90, ma poi basta. Stavolta mi sta antipatico. Forza, non posso restare troppo indietro. Ah, dov'è sto elicottero? O'Brien, no! Sta atterrando! Dai! Ok, recupero le coordinate dalla tua radio. Ti consiglio di proseguire a piedi. A piedi! Ricorda, non devono vederti. Certo, a piedi. Questo è un altro stealth. Ma vaffanculo. Ma pure questi stealth. Anche se l'idea era della Stana, in cui gestiva il Manchester e lo portava a dominare la Premier. Non me lo ricordo sto qua, è nel cuore di molti, non il mio. Però se non ricordo male la squadra con più tifosi al mondo, anni 90. United City... Ogni blu. Beh, il City, guarda, a me stava simpaticissimo. Anche il City ora comincia a darmi sui nervi. Vediamo un po'. Ma dov'è? Brian, sono arrivato, ora che faccio? Ciao the gamer! Come stai? Il sito è tutto tolto. Ma infatti a me il sito non... Ho detto che mi stava simpatico quando c'era UEA. Perché un anno ha avuto UEA il City, quando era una squadra puzza. Quindi devo infiltrarmi in un aveva UEA, mi sembra. Non mi ricordo se aveva anche altri famosi. E spiare i tuoi colleghi però... nerd con le penne nel taschino. Grimble, a me il City mi ha messo simpatico. Per me ho simpatia sempre per il Chelsea. Sì, beh, il Chelsea degli anni 90 era troppo simpatico. Con Vialli, Petrescu, Zola, Di Matteo. Stessa integrazione. UEA lo adoro. È andato credo al City, ma poco. Se non ero. È stato al City qualche tempo. Brian, so cosa vuoi chiedermi. Sto già esaminando i documenti sulle destinazioni dei superstiti. E che cazzo devo fare? Devono essere loro. Cosa Chelsea era pazzesco. Sì, quando c'era Vicenza Chelsea, ragazzi. Tanta roba. Meglio di essere dai soldi. John Floyd Eisenberg. Ah sì, quello. Cavolo, era tanta roba quello. Ma cosa devo fare qua? Ma no, non è vero. Civile, io? E non voglio rogne. Ma che è? No. Ma questa ricorda la pubblicità? Sì, io sì. Quella della musica della Nike, sì, me lo ricordo. Vorrei avere i soldi dei proprietari del City. La morale lascia a voi. Organizzare i tornei della gabbia. Sì, quella della gabbia, sì. Me la ricordo io, me la ricordo. Piaccio le levatore prima di impostere. Ok, vediamo. Quanto ci vorrà prima che faccio questo punto? Quindi devo il City, anche grazie a Mancini, fece vincere lo scudetto dopo penso dopo 50 anni. Ma solo prima, volevo dire la musica di Elvis.
Sentito il marchio. Little Conversation avevano messo, se non ero. Che mi sparino e spiare i tuoi colleghi nerd con le penne nel taschino. Sì, sì, era carina quella lì nella gabbia della Nike, poi vabbè, fu tanta roba. Sì, cercati un modo per vivere a scrocco. Però hai ancora i dispositivi di rilevamento? Allora, vediamo un po' se. Li avrei venduti volentieri, ma qui è difficile trovare qualcuno che abbia accesso ai satelliti. Allora, vediamo se riesco a evitare di farmi lasciare. Ah, ma io ho anche i sassi, no? E allora useremo i sassi. O'Brien. Perciò, Little Less Conversation. Sì, quella di Elvis. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Era quella di Elvis. Che era in realtà era un remix, non era proprio quella. Cosa ci fate da queste parti, ragazzi? Quanti ce n'è qua? No. E dai. Per quanto ne abbiamo ancora? Non ne ho idea. Ma come cazzo si fa qui? Io li odio sti stealth. Ma perché fanno? E Mancini l'ha vinto all'ultimo secondo, l'ultima partita è dei cugini dello United. Gol di Agüero, no? Siete ha vinto contro. Comunque sì, ha vinto perché non vinceva da 50 anni, ma perché il City prima di Arabi non era. Era una squadra T, era una squadra da medio bassa classifica, eh? Non è che fosse eccellente, eh? Attenzione. Ma cosa ci facciamo qui fuori? Seguiamo gli ordini, ti basta. Attenzione perché io potrei fare questo lavoro qua adesso. Ok, forte, forte. Vai. Non sopporto questi incarichi. Vai. Ma perché ti lamenti sempre? Che devo fare? 68 minuti. Ma che, perché ora mi fa così? Ai danni dei cugini perché lo United era prima a 30 secondi alla fine. Ho creato un gruppo di tele FM. Eh sì, è vero, ha creato un gruppo di football manager, Ander. Se ti crei Telegram, ti mettiamo lì che si parla delle carriere. Ti interessa. Se ti fai Telegram, a volte non basta solo, ci vogliono anche le persone giuste. Sì, vabbè, gli arabi sono di quelli che spendono e spandono perché sono convinti di fare tipo figurine, no? Ma come cazzo si fa qua adesso? Abbiamo sorvolato Fairwell, non c'erano furiosi a perdita d'occhio. Sì, è la prima volta che vedo un branco. Il problema è quello, che loro sono convinti, no? Speriamo di avere benzina sufficiente per tornare indietro. Il viaggio è lungo. La benzina non è un problema, l'ho controllato. Yeah. Vai! Sentito qualcosa? No. Quasi sera. Sì, è ora di rientrare. Ah, sicuro. Come rientrare? Oh, attenzione che qua mi beccano. Ma dov'è sto punto? Accidenti, è quasi l'ora dei curiosi. Vai. Sei sempre così perspicace. Vai. I curiosi stanno per uscire. So che ho reso un grazie. No, ma che è? Oh, vattene, di lì. Vai via. Sempre troppo poco, vuoi dire? Ma quanti ce n'è di quelli? Non ho capito, devo andare in casa, cosa devo fare qua? Certo. Saremo al sicuro prima che faccia buio. Vai. Qualcun altro l'ha sentito? No, no, non c'è niente. Accidenti. Il sole sta calando. Ma non smetti mai di parlare. Crau, opportunità, non è andato quello dell'Atletico B. Vai, buttati. Cerca di entrare. Mi serve una mano. Perché fanno queste missioni stealth del diavolo? Ho sentito qualcosa. Ma come si fa adesso? Cioè devo scendere? Vai. Devi spiare, Kra.
E come faccio? Dal cespuglio? Ah, là sotto. Io là sotto. Qualcosa si muove. Nota operativa 2071. Il controllo delle trappole al sito 14 alfa. Fermo, dove sei? No, dai, no. Perché fanno queste missioni stealth che sono veramente inutili? Che palle, io odio gli stealth. Gli stealth odiano me, io odio loro. Ah, qua ci metterò, penso, una trentina di anni a fare sto punto. Soprattutto perché sappiamo il mio amore per gli stealth. Sì, vai, vai. Vai di là. Però se era bello se potevo prenderli di sfuggita, li potevo ammazzare, era bello. Se potevo prenderli alle spalle, invece. Invece niente, non si può fare niente qua, ragazzi. Spalle. La strategia di prima poteva funzionare. Strategia di prima può funzionare, però devo un attimo, cioè, un attimo concentrare. Il problema di questi giochi, purtroppo, io non sono proprio abituato a farmi non notare, è una cosa un po' antipatica, effettivamente. Notte di Champions per la Juve, Pirlo tiene fuori Cruyff e Dybala, Morata e Ronaldo, quattro Chiesa sugli esterni, Bonucci, Chiellini, fuori di Miral. Demirà per squalifica. Ufficiale Scherni, Quadrato, Bonucci, Ghelini, Danilo, Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa, Morata e Ronaldo. Forse sì, ovviamente mi associo a quello che dice Alex. Forza quelli, perché gli ungheresi mi stanno simpatici, a differenza dell'altra squadra che non la posso proprio vedere. Ma comunque vince abbastanza facile la Juve, non è. Nota operativa 2071. Ok. Il controllo delle trappole al sito 14 alfa ha portato alla cattura di un esemplare maschio, okay, con mutazione albina. Ah, il soggetto presenta arrossamento congiuntivale, ridotta pigmentazione della pelle e masse muscolari del 40% più grandi dei normali soggetti infetti. Mm. Come li avevi chiamati? Grigi? Grigi. Beh, esistono. Questo è solo il terzo soggetto che riusciamo a studiare. Perché, come segnalato, mi sto alterando, vanno più i test FM. Ma che strano che non vanno. Stando ai rapporti, gli esemplari avvistati nella regione. A me non mi ha mai dato questi problemi. Qualunque cosa ne sia la causa, si diffonde in fretta. Che diavolo, Brian? Che c'è? Te lo spiego subito, i tuoi uomini hanno sventrato un furioso mentre era ancora vivo. E beh, allora? Non sono i miei uomini. E a te cosa importa? Non sei uno di quei, come vi definite, randagi? Non uccidi gli infetti per guadagnare denaro o chissà quale merce di scambio. È vero, ammazzo i furiosi, ma non li sguardo da vivi mentre strillano come bestie, capito? Ma insomma, è la stessa mia. Sì, sì, sono qui. Ok, li carico subito. Ok, sì, bravo, prima aggiornato. O'Brien, O'Brien. Vediamo un po' la strada larga. Affanculo, l'ha fatto di nuovo. O'Brien, rispondi. Merda, ti conviene farti sentire, O'Brien. Sono tipo schiariti. Ma che strano, a me queste cose non me le fa mai. Io non capisco come mai Chiesa si è diventato subito titolarissimo. Riparto con la regina, con la coppia German Dennis Menez. Oddio, è vero, tu prendi il 21. Il 21 costava, era in offerta su Steam, lo davano a 30? 30 euro tipo. Vabbè, ma è sempre quello, tranne che cambia il database. Sì, io mi tengo il 20 con la patch.
Ma il 20 me lo tengo anch'io per ora, poi massimo. Intanto pigliamo un attimo la moto. Oh, fatto. 30, sì, 30, 30. È in offerta, mi serve una mano. Ok, andiamo. Un accampamento di predatori. Siete quei bastardi che mi hanno aggredito, vero? Ma chi? Ma chi è che l'hanno aggredito? Nessuno. Questa è Radio Free Oregon. Ok, andiamo da questi qua allora. Buonasera. Permesso. Ti comunico che in pochi giorni. Sparisci. 400 metri. Oh. È bello però investirli con la moto, Anche se la moto si danneggia, però è abbastanza divertente. Si è sì, divertente, dai. L'ho sentito con le mie orecchie. Quegli elicotteri sono atterrati. La voce è molto enfatizzata. Che gridavano, imploravano che sì, esatto. Cittadini americani. Vabbè. Vai. Andiamo giù di qua. I miei uomini hanno risposto al fuoco. Sì. Vaffanculo. Come va a fanculo? Ma come è stato un caso isolato. Ci danno la caccia. Ma chi ci dà la caccia? Abbiamo osato sopravvivere e andare all'aria adesso. Vengo a prenderti per poi emergere finalmente da essere da guardare. Ma chi è? Ma dove sono andato a finire? State allerta, gente. Ok, ok. E puntate lo sguardo verso il cielo. Dai, chi c'è qua? Qui ah, lì ce n'è uno di questi. Di Radio Free Oregon. Avanti, non fatti sotto. Alle menzogne. Ah, chi è? Oh. Oh. Diciamo dove diavolo sei. Chi è? Altri che vogliono, hanno piacere a farti sotto? Chi è? Un altro? Ecco qua. No. Ah. Ci sono altri che hanno questo piacere, no. Avanti, fatevi sotto. All'interno del gruppo, non credo che sempre qua. Ok, cerca sempre con la ruota di oggetti costruire armi robuste. Non lo faccio mai, mi sa. Non ho telega, non lo uso. Ho letto quella lì, cerca sempre di costruire la roba. Sì, sì, ok, ho capito. È solo un gruppo. Ma lui non ha, mi sa, proprio Telegram. Non ce l'ha proprio questa Telegram. Mazza di legno, coltello, crea. Sasso fumogeno. Ok, mi sembra che di capire che non c'è altra gente qua. Allora, dove sei, ragazzina? Ragazzi, no, è scappato di nuovo quel. Mi verrebbe una voglia di lasciarcela lì questa, oh. Dove è andata? È sposata da Cla. È costruita la mazza con due colpi, ammazzi tutti. Ti scarica. In mezzo mi dice cosa serve costruire. Una mazza chiudata. E non me lo fa creare. Ah, neanche i rottami. Ah, perché li ho usati per la moto. No, non è qui. Dove sei, Lisa? Lisa. Li ho usati per la moto, perché non so perché la mia moto si scatta subito. Dove sei? Cos'è? Carta del whisky, per cortesia. Dove sarà stare in coglioni? No, scusa. Scusate, non lo faccio più. Non ce l'hanno con me adesso. Oh dai, scherzavo, c'è mica bisogno di prendersi. E basta. Ui. Non digrignare di denti con me. Perché sono rettilia? Di qualcosa. Non è che posso costringerlo a metterselo Telegram. Se non vuole. Dico solo che ha fatto questo gruppo Arms, dove siamo noi. Che parliamo di quello. Non è che posso obbligarlo. Se non vuole, non vuole. Scusa. Ma qua è denuncio, se non vuole metterselo. Non è che ci posso fare qualcosa.
Ma va. Qui sì, è la strada giusta. Ma insomma, non lo so. Qui dentro. Ma pensa a te, questo l'ha andato a mettere, oh. Mocio Z. Ma guarda. Dov'è Rottame, scusa? Secondo me però. Ah, tornerò un'altra volta, no, per finire di bruciare i nidi. E adesso non preoccuparti dei nidi, però. Ma pensa a te. È tornata dove era prima. Ma sta rimbambita qua, che non è altro. Scusa, scusa, di sapere. Mi sto sentendo disagio, pulita. Se lo scherzo è a posto. Ma ritrovi nelle macchine il cofano. Sì, è vero, ma. È vero, in realtà mi ritrovo anche lì. Ma dov'è sta qua? Scusate, io non voglio dire niente, ma. Ah, ma devo aprire la porta. Ma pensa te, guarda. A posto. Ma qua era a posto, è che non la troviamo sta ebete. Dove è andata? A meno che non era in casa. Quindi era in casa? Abbiamo sbagliato. Non pensa te. Cla, cri, clu, cla, ca, ca. Esatto. Secondo me per stare li trovi, però secondo me lo fanno apposta a mettere poche, almeno vi tira mappa. Sì, no, può essere attivamente. Secondo me è qua sta qua, dai, mi indica qui. Che non è su. No, vabbè, impossibile essere. È la grafia di Lisa. Voglio dimenticare. Sì? Voglio dimenticare. Vabbè, che se ne In frega. In effetti potrebbe averlo scritto lei. Certo. E certo che l'ha scritta lei. Chi l'ha scritto? Pippo. Vado. Sento rumore di moto rubata. L'impressione. O di moto normale. Se qualcuno era laggiù più o meno. E adesso? Eh sì, sono i furiosi. Perché mi hanno eliminato? Ma chi ti ha eliminato il messaggio? No, no, non ti hanno eliminato. Qua per il denuncio. Ah, per la parola bullizzare. Denuncio, sì. Vanno tolti per quello. Denuncio. Ora denuncio davvero. Ci giocate? Io no. Sì, esatto, poteva essere frainteso. Sì, esatto, è stata io. Fatto bene. No, io no, Andrea. Non, ma perché ci gioco poco io? Fondamentalmente non ci gioco tanto io effettivamente. Online non so neanche come si faccia. Oh, sono quelli adesso. Beh, li lascio uccidere tra. Sono un po' in troppi però, uè. Non si può uscire dall'altra parte? Ok. Ok. Li posso sconfiggere ma una alla volta. Chi è? E basta, sparisci. Via. Ma via proprio. Ma toglietevi dai piedi, somari. Via. Più veloce della luce. Ma sparisci. No, buonasera. No, grazie. Non mi interessa. Addio. Che brutto rumore che fa la mia moto. Ma che è successo? Io avevo fatto un torneo internazionale. Avevi perso il primo turno contro un polaro di 7-2. No. Come tu fai?
Ma chi è P? 7 a 2. Mamma mia. Cavolo, è proprio con poche storie è un risultato. Ok, andiamo a risparmiare un po' della benzina. Ok, qua, qua. Ma sta moto come fa a essere in piedi? Che fa schifo, bro. È una moto ormai. Ok, vai. Ma sono tornato qua. Come faccio a uscire? Aspetta. Aspettate, entrare. Guarda che groviglio di strade. Sembra la strada di campagna. Oh. Mesi fa, quando eravamo nell'incubo, abbiamo avvistato una vera e propria orda di furiosi. Finché avevo capito, abbiamo avvistato un'orgia. Ma un'orgia è impossibile. Un'orgia di furiosi mi sembra eccessivo. Avevo sentito sta cosa, dicevo, ma siamo sicuri? Boh. Ma perché sti qua che studiano tattica al minimo? Sì, vabbè, c'è gente che ovviamente ci passa tutto il giorno, chiaro. Io non c'ho tempo né la voglia, mettimi lì. Anzi, delle volte me ne tiro già fatte le tattiche, già preimpostate. Stavolta sembra uscita dalla seconda guerra mondiale, eh. Magari allora era. Questa forse è un po' peggio, credo. Credo sia peggio di quelle della seconda guerra mondiale. È una moto sopravvissuta all'epidemia globale. Sembra un Harley Davidson. Come va col dormiglione? Come andiamo, Boozer? Ti sei stancato di stare a letto? Boozer? Ehi, non puoi star qui, dico. Ehi, forza, che succede? Dimmi come sta. Gli serve riposo. Non prendermi in giro, Eddie. Ti ho chiesto di dirmi come sta. Muore. Una roba non bene, certo. Secondo me questo ci lascia le penne. Ma ti ho portato gli antibiotici. Non bastano. Oh, una roba. Aspetta un attimo, mi hai una roba che avremmo tentato. Ora possiamo soltanto aspettare. Aspettare. Ma cosa aspetti? Oh? Certo. Dico. No, c'è. Dico. Sai cosa? Dico. C'è un modo per aiutarlo. Dico. Troverò. Fermo. Sì. Fermati. Cosa? So che vuoi spaccare tutto, te lo leggo negli occhi e sai che ti dico? Fallo pure, a condizione che tu lo faccia fuori. Boozer, vai. Or brother. Ma non c'è nient'altro che tu possa fare. Posso spaccare ti tutto? Prego, torna a casa. Vai a casa. Posso sfasciare le cose, come no? Ah, è stata la clip. Cazzo! Sì, beh, adesso no. Ecco. E beh, adesso vai a casa, somaro. Adesso lo pesto. Sì, in effetti quello posso averlo anche allora, detto. Sta bene. 42. Sì, schizzo. Sì, guarda, lo metto le cose importanti della giornata, che magari nel fratello. Mamma mia, quel programma è. Ho i miei cazzi da fare. Sto correndo. Il programma è veramente è l'apoteosi proprio dell'ignoranza. Uno che raccontava storie. No, io quello non l'ho mai detto, quindi mi dispiace, no. Non l'ho mai detto, quindi mi spiace. Come è uscita l'area missione? Una notte aspettavano un volo da Portland, ma l'aereo non è mai arrivato. E indovina, trasportava un carico della Croce Rossa. Non lo so, vabbè, ho capito, ma l'ha detto lui, non io, quindi non ha senso mettere nel quote. Poi comunque fare un po' di pulizia anche lì, antibiotici. Sì, bravo, quella roba lì, esatto. No, io ho detto, quindi questo randaggio è di turno alla torre di controllo quando e attenzione dai radar. È da un anno. Ora lo vedi? Vedi, Alex da 11 mesi, cavolo, mi segui quasi da un anno. Sud del Monte Washington. Così mi ha detto. Ed è rimasto intatto.
una specie non di so, schiavo appunto, controllato. quindi non è, non, nessuno di noi l'ha mai detto. Morire dissanguato per una ferita al bacino. Quindi non avete mandato nessuno. Antico no. Perché no? Perché il vecchio era contrario. Iron Mike, perché? Giusto. Ma non devo andare con il mio nome. Impari in fretta. Ma perché? L'intera zona non è che di Iron Ridge non è che sono di primi. E della sua banda di rasati. Te l'ho detto, il tuo regalo è che ti porto Blair Witch Project. Va a nord, fratello. No, non c'è, stavolta no. Tra Iron Mike e i ripugnanti. Ti porto Blair Witch, quello è, sì, no, certo. È il premio al fatto che è un anno che sei qua. No, sia chiaro. Intanto io non ti ho detto niente. Ricordatelo. E poi tu sei un randagio. Cosa dovrei fare? Seguirti come un cane, tenerti lontano dai guai. Ok. Ho di meglio ho da capito. Fare. Ho capito, tu sei il tipico ragazzo per bene, giusto? Schizzo. Cerco solo di salvare la pelle, come chiunque altro. Cosa dire, clan? Facci dire. Ehi. Fa quello che devi. Tanto alla fine non ci resta altro. Ecco. Sai cosa intendo? Ti sei spiegato, schizzo. Stiamo morendo da ridere. Tieni la radio accesa. Ma per ti cosa? Io. Da un momento all'altro. Abilità, condizione fisica. Vabbè. Artista alla fuga. Era più nemici di... No. Era mi da mischia. Riflessi fulmini. Consiglio di prendere velocemente un atterramento. Ok, uno è questo. Che può essere utile. Poi? Ok, l'altro? Livello abilità sbloccato. Cambio di stile. Raddoppio i danni era comodo col coltello... La caviglia. Oh, questo è interessante però. Prendi qui cammina in giro. Ma non puoi andare in giro a casa verso GTA. Ma penso di sì, ma so io che non c'ho testa. Penso che si può andare in giro, boh. Penso di sì. Non è proprio come GTA, però non credo. Non c'è. Sì, penso di schizzo, no. Possiamo sempre contare su di te. Merda, e adesso? Ecco. E non può essere peggio che restare in questa fogna. Schizzo. Campo di Iron Mike. Qualche settimana fa eravamo sulla vecchia strada. Vedi, qua non posso farci niente. Non è proprio come in GTA, infatti. Magari. Magari perché io a quei due, per esempio, gli avrei dato un pugno. Ma parla solo questo. Ma chi? Posso andare in giro, ma... Ciao. Però, boh, non mi diverto andare in giro in moto, ciao. Senza scopo. Così. Non ha senso, non è... Non è GTA qua. Magari fosse stato come GTA. Ho la moto distrutta, mizziga. Allora, andiamo avanti, boh. Andiamo avanti così? Senza... Ah, aspetta, posso fare la... Posso fare benzina. Meccanico. Oh, aspetta, lì forse è interessante. Magari mi vende qualche pezzo. Ecco, dai. Scendi però. Ok, vai. Oggi non cerco rogne. Vuoi lavorare o no? Oh, vai. Meccanico. Serve niente in particolare. Prestazioni, motore, determina la velocità massima della moto. In uso. Livello di fiducia. Ah. Bello, non posso modificarlo. Scarichi. Borse. Ma non posso fare niente allora. Sospensioni. Nessun off, certo, figurati. Pneumatici. Non posso fareci niente, ok. Estetica. Faro. Non ce l'ho. Non posso fare niente, ok. Secondo me la competizione nazionale e internazionale presentata nel tournament leader del settore in Italia. Ma chi è? Ma cos'è sto spam? Non sono paragonabili, come dire, è Barbara D'Urso. Ah, ok. È proprio uguale. Ah, 1-1 alla Lazio. A parte che non si può fare niente qua, perché a parte che... Ho parecchio da fare, Dick. Ah, ok, posso mettere un po' di aerografie.
Le viscere, che schifo. Una tigre bianca. Non c'è un lupo? Non c'è il lupone. Allora, questo no, questo no. Lupo non c'è. Soldato, strada, uno squalo. Oh, potrebbe anche stare una sirena. Mostro, un ariete. Punta di freccia, tigre, viscere, lupolo, pericolo, drago. Colore. Base cromata. Equipaggio. Ma che brutto, ma che è? Vai. Equipaggio. Base grigio opaco. No, però io ci vorrei mettere un trasferibile. Faccine, facciniere. Io ci metterei lo squalo. Ci sta. Squalo. Ah no, non posso. Ma cazzo, non posso fare niente qua. Intendi piantare le tende? Zitto. Ok, non posso fare niente, vabbè. Rimane la vernice, no. Torna quando saprai cosa vuoi. Dici? Ok. Bravo, levati dai piedi. Wow. Ok, andiamo da Ricky. Dove diavolo è finita la mia chiave a cricket? Ma è segnato che c'è la cosa della benzina. Dov'è? Bella moto comunque. Campo di Iron. Ah, ma devo andare. Ho capito cosa devo fare. Aspetta, mappa. Ricky. Cos'è questo? Fattoria di Iron Man. Presa la fattoria di Iron Man, è situata a nord. Gli esperti lavorano senza sosta. Trasferire non disponibile. Bonifica le infestazioni. Vabbè, chi se ne frega, dai. Ciao Andrea, domani. Ciao, grazie mille anche a te. Salto. Ma chi se ne frega di sti spam? Benzina. Ma chi è che gli piace la benzina? Cosa fa? Se la beve? Chi se ne frega di sto. Aia. Ok, andiamo a 900 metri. Dobbiamo andare in fattoria da là. Da Iron Mike. Credo che sono però missioni primarie. Sono missioni secondarie. Ehi, dammi un secondo. Ciao Alex. Ok, andiamo da Iron Mike. Dalla fattoria Iron Mike. Ehi, St. John, mi senti? Sì, schizzo, ti sento. Schizzo, ma perché è un nome... A proposito nome di Apple. Quella faccenda, ci vorrà tempo. Devo verificare la sicurezza al confine con Iron Butte. Capire la situazione con i pugnanti, sai che... C'è anche i lupi qua che danno fastidio, non è solo no, i zombie. No, schizzo, non ne ho idea. Puoi farmela più facile. Bel tentativo, cervellone. Sto correndo un rischio non dimenticarlo. Non farmene pentire. No, no, per carità. Tengo in contatto. Nel frattempo renditi utile al campo. Prendi che Iron Mike aveva ragione. Cioè, cosa devo lavorare gratis? Certo. Certo. È certo. Ovvio. Comunque non vedo grossi zombie da queste parti, no? Non c'è molto da fare qui. Oh, formaggini di ere. Cioè, eccola qua, mi dai i formaggini. Ancora, altri formaggini. Sono qui, schizzo, ma non so. Ehi, come vuoi, tranquillo. Sto solo cercando di aiutare il tuo compare. A proposito della faccenda di cui abbiamo parlato, dovresti metterti in cammino. Parli del confine coi ripugnanti. Che spiritoso. Non dicevo questo. Intendevo che se avessi intenzione di fare un giretto e, come dite voi randagi, correre liberi sulle strade. Beh, ora sarebbe il momento giusto. Hai capito? Sì, schizzo, forte e chiaro, come sempre. St. John, chiudo. Apri il cancello. Oh, ok. Ehi, non vogliamo problemi. Fattoria di Iron Mike. E allora? Che devo fare? Ah, gli parcheggio la moto così, proprio in mezzo. Faccio io, un secondo. Ma che devo fare qua, mica? Mm.
Formaggini. Grazie, quello della divana niente fa freddo. Va benissimo. Però è tanto ancora tra una ventina di minuti. Il tempo di fare questa anch'io è mi dileguo. Se capissi che devo fare. Ehi, aspetta. Quindi sono venuto qua per niente. Grazie per l'iniezione di ottimismo. Ok. Io chiudo gli occhi solo per un momento. Sì, sì, per un momento poi muore lì. poi ci rimane. Ok, però me l'ha salvato e questo va bene. Ottimo. Ok, cala la notte, ora c'è il mattino. Ah, si torna in azione. Ah no. In piena notte, wow. Però non ho più benzina quasi. Il problema è quello. Accampamento. Purtroppo io ci non ho. Uscirà qualcosa. Vabbè, ti apro. Ma quindi qua che devo fare esattamente? Non mica. Mappa. Quindi che devo fare? Questo che non capisco io. Ah, andiamo qua in città. Carburante. Vabbè. Carburante. Tanto andiamo a carburante, va. Qua sono scarso di carburante, non va bene. Non va bene per niente. Però risparmiamo un po' andando lenti. Ah, vedete così. Piano piano. Ogni tanto do un colpo di motore. Ok, ci dovrebbe qua essere. Qua? Potrei fermarmi. Chi è? Razziatori. Basta, oh! Munizioni, ammazzalo! Basta! Sì, ammazza quel bastardo! Oh, guarda questi! Un ferito! Uno? Ce ne saranno più di uno, probabilmente. Meglio di niente. Vai! Sono altri che hanno questo tipo di interesse a venirmi addosso, no? Ok. Ok. Ma io volevo solo far benzina, cavolo. Non posso neanche fare della benzina e santa pace. No. Questa è mia. Sequestrato. Ma come si fa benzina? Scusate. Ok, andiamo avanti. Sarà da qualche altra parte. Ah no, no, ma si può fare. Ma sei stupido. Ma ok, ma è possibile che non riesco. Dai. Forse devo mettere la moto proprio un po' più attaccata. Ah, ok. Perfetto. Mi serviva proprio. Eh beh. Ok, ci facciamo il pieno. Ottimo. Piena. Piena ma rotta. Perché è un po' sfasciata la mia moto. Poi andiamo di qua. Campo di Copeland. Scontro ripugnante. Cioè? Scontro ripugnante. Ok, andiamo. Non sarà troppo difficile, dai. Un chilometro e uno. Ok, tanto ora abbiamo fatto anche il pieno, quindi possiamo tranquillamente andare. Oh, no, 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 in acqua no. Andiamo di qua, le scale ovviamente. Sento rumori brutti, sento. Ho messo, eccolo là. Chi è? Ah, ma fammi andare via prima che. Ok, ora possiamo andare via. A parte che ne ho investito uno, è una buona cosa investire dei zombie, però è la mia moto che poi purtroppo ci rimette, però a me piace, però se non posso ucciderli con le armi investo, così almeno. Opla, c'è un po' di slalom, perfetto, benissimo, e ora possiamo andare a un chilometro e uno. C'è una missione storia che devo fare. Un chilometro, 900 metri, 970 metri. Andiamo un po', ancora 900 metri, 800. Cioè, sembra anche più lontano, perché 800 metri te li fai in poco, però. Ma aspettavo di beccarmi tipo 3 km,
4 km, almeno dalla mappa sembrava molto più distante, però meno male. Ok, ah, devo andare di qua tra l'altro. Boom. Questa moto veramente io non so come fa a non essersi rotta ancora. Cioè veramente. Quelli appesi di sopra. 500 metri. Intanto, vedendo e scherzando, siamo arrivati a 500 metri. Quindi stiamo arrivando. Lì ci dovrebbe essere un accampamento, come abbiamo visto dalla mappa. Senti urla di zombie. Ok, ora possiamo un attimo andare senza anche di benzina. Tanto possiamo andare anche più in discesa. Aspetta un altro? Eccolo! Opla! Investito. Mi dicono che non devo perché la moto ne risente, ma è troppo divertente. Ok, andiamo di qua. Credo che ci siamo, credo, Penso di sì. Abbiamo visita. Eccoci qua, nell'accampamento. Dai, apri. Sì, apri. Mark Copeland. Ehi, ciao. Chi è questo? Copeland? O Capellan? Ti però scendi dalla moto, eh? Ok. Dick. Ehi. Ho qualcosa che potrebbe interessarti. Sì. Non ci contare, Cobb. Ho da fare. Non vuoi notizie su un campo di ripugnanti? No. Qui, alle Cascades. Ripugnanti non mi interessa. Qui. Non mi interessa. Ci avrei giurato. So che tra voi non scorre buon sangue. Sì. E in effetti è un pezzo che non vedo il tuo amico Boozer. Dove, Cobb? Stare Boozer. Conosci Fleck, non è vero? No. È stata lei. Ma ha visto il loro campo mentre era in missione. Va bene, lascia fare a me. Lascia fare a me. Quindi abbiamo da fare. Individua l'accampamento. Ma non l'ho fatto, 75 metri. Ma e allora devo uscire di qua o no? Quindi un paio di mesi fa siamo andati a crisi. Ok, non posso, bene. Vai, apri, su. No. Ah, ma non posso di qua aprire? Maledetto motore. Come ripara il motore? Dai. Ma come ripara il motore? Ma non era rotto. Dai, ripariamo sul motore. Mancano i rottami. Vediamo un po' se riusciamo. Un secondo, faccio io. Ecco, bravo, fai. Aspetta, che il fondo è simile al nostro, ma quando vedo un furioso non riesco a non pensare. Ok, andiamo. La nostra moto purtroppo più di tanto non può, quindi devo starci un attimo attento, altrimenti andiamo a piedi. Anche la benzina ci devo stare un attimo attento, perché ne ho messa poca, non ne ho messa tanto. No! Ragazzi, mi piace buttarvi sotto, ma non adesso. Un'altra volta. Ok. Ok, benissimo. No, lasciatemi stare. Non vi voglio zombie. Mi fate pena. Oddio, c'è anche un lupo. Ci mancherebbe anche quella. Ok, sì, ciao. No. No, lupi di qua. Oh, ma è pieno di lupi. Ah, ma che. Oh, merda. Meglio dare un'occhiata, Dick. Boozer. È Boozer più di là che di qua. Sono solo fuori fase. Senti, faccio un salto a Separation Meadow. Sì? Cobb dice che lì c'è un campo di ripugnanti. Ripugnanti? Così a nord? Già, ascolta, Boozer, cosa è successo con quei bastardi? Ha detto che ci stavano cercando. C'era una taglia su di...
A cammino i nemici. Le donne ripugnanti guarda. Sono tutti le assassine. Lui. Cosa? Ma com'è possibile? Ok, ho ammazzato diversi di quei pazzi furiosi, ma sempre senza esagerare. Però stavolta mi sa che. Clamorosi. Già come pensavo. Vai! Ci sono io qua. A dopo. Ma dove sono? Oh cazzo! Maledetti ripugnanti, cerchi il cammino. Stai ferme! Sarai un cerchio! Dovrà cedere all'ordine! Sono io! Mostriamo gli infatti! Oh! Ritirata! Sta giù! Ripiego, serve poco di copertura! Oh! L'ha ucciso il patrino ora! Ma che è? Ancora? Intende muoversi! Ma certo che mi muovo, cerca. Ma certo che mi muovo. È certo, è logico che mi muovo. E oblio avrai! Ma vabbè, adesso. Li ho occupati. Oh, che ci fate qui? Cercate me. Beh, mi avete trovato. Ok, vai. Gli spari ai boss di esplosione sono ospiti indesiderati. Non abbassare la guardia. Ma pensa te. Avete rovinato mio fratello. E ora io rovino voi. Ma adesso. Ma non è vero, ma non hanno fatto niente sti qua. Ok. Vai, esci fuori. Vai, esci. Non esci, eh. Indietro, indietro. Non esci perché sai che ti accoppo. Ecco perché non esci. Che ci fate qua su, eh? Guarda, guarda quello. Pensa a te queste. Queste non ti servono. No, direi di no, ormai no. Ma ci sono dei rumi da sta parte, oh. Vieni fuori. Sento dei rumori brutti, eh. Sì. Posso colpirti. Non c'è maledetto. Ok. Sparagli, devo indietreggiare. Oh. Dov'è andato? Ma sono da sopra. Ah, aspetta. Riesci a vederlo? Il cammino. Restano poche munizioni. Ho capito, poche munizioni. Sera, oh, buonasera, grande gioco qui. Sì, è un po' che effettivamente lo porto, un po' di tempo. Ma dico, è un buon gioco, ma oh, per carità. Ma chi è che? Cos'è sto casino? Ok. Oh, chi è? Oh, attenzione, che qua. Vai, esci fuori. Non posso aver ucciso. Non posso, è infatti quello là. Oh. Ora muoio. Salvati. Ok. Vai. Ma chi è che sta sparando in maniera. Ti conviene giocarti più safe? Perché le munizioni.
Diciamo che io non sono proprio per questo tipo di per un gioco stealth così. Proprio non mi piacciono i giochi in quel modo là. Dobbiamo tagliarlo. Diciamo che non sono proprio il tipo di giocatore staffè, ecco. Mi rimane questa bomba tubo. Oh. Oh, in testa. Attenzione che qua gli sto... No, gli è partita la bomba. Cazzo, mamma la sua evitata bene. Avanti, avanti. Fatevi sotto. Dai, avanti, su. Dai. Interessante. Ma che cazzo, quindi basta? Ora sei mio. No. Ce n'è un po', eh. Oh! Una tagliola! Beh. Fa piacere esserci proprio rimasto dentro, però. No. La mistura è una mazza. Chiamiamo la benda. Però diventa difficile giocare a campo per... sì, è un po' difficilotto, in effetti. Però diciamo che... Eccomi! Indietro! Indietro! L'ho ucciso! Vabbè. Ancora due. Sconfiggere in forza. No, non è troppo difficile, dai, due. Ok. Ancora uno? Ok, vai. Andiamolo. Bene, bene. No. Vai, ha. Ti è piaciuta la mossa? Attenzione. Reagisce. Ottimo. Mi piacciono quando reagiscono, eh. Mi piace quando reagiscono, è più difficile. Cope, io ho finito. Quei ripugnanti non daranno più fastidio a nessuno. Basta. Ah, San John, ottima notizia. Grande. Ho parlato con Manny l'altro giorno. E anche altri. Sì. Mi hanno detto che stai aiutando molto il campo. Volevo solo ringraziarti. Prego. Copland chiudo. Copland. Ok, vediamo cosa c'hanno questi. Armi. Ok. Oh, con le armi, benissimo, perfetto. Fantastico. Andiamo a vedere questo qua cosa c'ha. Quella è una tagliola, ci stiamo attenti. Tagliola. Perché mi indica rosso? Oh, attenzione. Yeah. Se cominciamo a coppare questi? No. Andiamo, va. Andiamo, non ho tempo da perdere qua. Vai, hopla. E se le voilà. Andiamo, andiamo. Ma questo perché poi l'hanno tenuto? Vabbè, io ho posto fine alle sue sofferenze, però non è normale. Cioè, se lo tengono come un cagnolino, che è? Ecco. Ecco qua, e non è buona. Vai. Altra tagliola, sono due. Vabbè. E sono due.
Ok, andiamo a riparare. Moto, benissimo. Quindi due taglioni nel giro di 5 minuti. Benissimo, perfetto bro. Allora siamo proprio a cavallo, ragazzi. Prova a cavallo, guarda. Aia. Aspetta, forse qua c'è qualcosa. Di solito le macchine così della polizia, no? Dave, ci sei? Hai trovato quei ripugnanti? Sì, Boozer, li ho trovati. Ti devo far benzina. Credi fossero lì per cercare noi? Ecco non qua. Lo so, Boozer, l'avrei anche chiesto, ma ero impegnato a non farmi strappare gli occhi. Ecco. Scusa, fratello. Dovevo venire con te. Scusa, certo, fratello. Sono sicuro. Dico, chiudo. Allora, dai, basta salire. Devi solo prendere la benzina. Questa cosa ricorda un po', diciamo, Mad Max. Quando puoi, fermati a Peaceful Lake. Copland, sì, ok. Riempio al 100%? Piena. Ok, perfetto. E abbiamo anche la moto piena. Ora possiamo andare tranquilli. Oh, va, minchia, non l'ho manco visto. Il muro non l'ho manco visto. Boom. Oh, ma l'ho appena aggiustata sta moto. E già ho danni. Ma che è, dai? No. Buonasera. Buonasera. Vabbè. Fammi andare via prima che mi braccano a mo' di portiere. Vai. Opla. Porca troia. Vabbè. Coma. Non si può fare, però vabbè, lo stesso, dai. Avanti. Si poteva anche forse evitare, ma vabbè. No. Vediamo un po'. Oh, andiamo sempre dritti. Fa un fumo molto nero, il che non è un buon segnale per me. Non credo sia un buon segnale. Anzi, credo che sia proprio brutto come segnale. Vuol dire che la moto non va tanto bene. Speriamo che non sia proprio rotta. Ma per il resto, va avanti. Opla, va avanti. Andiamo avanti. Ok, vediamo un attimo. Boh. NOS non installato, ma lo sappiamo. Non c'è bisogno, lo so già. Non è installato. Ok, qua posso andare senza. Qua devo andare di nuovo con la benzina. Allora. Dov'è sto posto? Andiamo avanti. No. Ma quanti ce n'è di questi? Oh? Ma quanti ce n'è? Pieno. Ok, andiamo a curvare. Ok. A curvare ancora, ancora un chilometro. Ma dove diavolo è sto posto? Ma no, questo sì che è lontano. Chilometro 100. Ma per me forse anche di questo gioco è che. Aia! Merda, si è fermato il motore! Otto cavoli amari. Otto cavoli. Mancava solo questa. Andiamo giù. Vabbè, ma forse giù riusciamo ad andare ancora per un po'. Ok. Vediamo un po' di aggiustarlo, va. No. No, non mi dire che ho finito i rottami. Porca miseria, adesso? E adesso?
Ma porca miseria. Come ci arrivo al campo adesso? Ripara il motore. Non posso neanche. Non so neanche dove sono i rottami qua. Vediamo un po'. Ah, ok, riesco ad andare giù. Però così non finiamo più, Sarebbe una bella discesa. Ma porca miseria. Guardate, anche l'olio mi sta lasciando. Cos'è? È olio. Quello dei freni. Cos'è? Tutta rotta stavolta, accidenti. 600. Forse arrivando al campo riesco a aggiustarlo, non lo so. So che ora Poraccio deve andare così, a piedi, senza moto. Che tristezza, ragazzi. Arriviamo a quel punto, poi chiudo, Però, arrivarci. Arrivarci, raga. Arrivarci davvero. Ok. Possiamo andare un po' in discesa. Maledetto motore. Sì. Maledetto motore. Ma il problema è se fosse discesa riuscirei a andare così senza, però. Forse c'è il meccanico lì. Ok, vediamo se in discesa riusciamo. Oh. Ma stiamo proprio tirando la carretta male. Stiamo facendo male, D'altra parte non ho neanche più da aggiustarla. Sì, ma vai però. Vai avanti però. Attenzione, lì forse. Ma forse una macchina, un qualcosa. Magari c'è un rottame, lo prendo. Però. Ripara il motore, lo so che devo riparare il motore, lo so. E lì c'è una macchia, speriamo di essere un po' fortunati. Insomma. Non sono proprio. Tempismo perfetto. Non sono proprio fortunatissimo, però. Dai, finché sono due, dai, riusciamo. Ui, altro che due, ci sono molti di più sono. Oh! Poi! Vai! Oh, ma perfetto! Ok, allora vediamo se siamo veramente fortunati. Non credo, però vediamo, speriamo. No! Ah, sì, aspetta! Dai, dai, dai. Ok, rottami. Rottami, meno male. Oh. Ma guarda che. Ecco cosa siamo. E basta. Ma non lascia testare. Oh, io voglio soltanto aggiustarmi la moto. Mamma mia. Non farmi rompere da questi qui. Oh. A posto. Fantastico. Oh. Meno male, abbiamo partito un po', ma poi a posto. Abbiamo partito un pochino, ma a
l'ha fatta. E dove andiamo di qua? Stanno a posto, eh? Ok. Quindi siamo arrivati, boh. Suggerimento successivo. Intanto vediamo che c'è in live, così magari ci facciamo un bel ride. Schizzo, qui St. John, sono al confine. Vedi qualcuno dei miei lì? No. No, Schizzo, non c'è nessuno. Ascolta, Schizzo, quanto tempo ho ancora? Tempo? E per cosa? Io so solo che sto giocando a carte con alcuni dei miei ragazzi. Due di loro dovrebbero essere di guardia adesso, ma io chiuderò un occhio. E viste le carte, direi che giocheremo tutta la notte. Quindi fino a mattina. Ricevuto. Chiudo. Ok, c'è pieno. Vabbè. Ok, io direi che... Vado un attimo a preparare il raid. Sì, sì. Siamo. Giusto per. Ah. Ok, no, perché... tanto abbiamo già fatto 2 ore, credo. Cioè, 2 ore e 2 mi sto guardando, quindi si potrebbe anche. Poi vedo che siamo un pochettino... Da seno. Ragazzi, prepariamo il ride. Portate il pensiero, dai. Sentiamo dopo.